Uno, due, tre. È il quarto anno che fate volare questa Befana, tra l'altro oggi insomma anche un po' benedetti dal tempo. Sì, effettivamente oggi è stata insomma una giornata molto molto positiva, che perlomeno il tempo insomma ci sta aiutando. Quest'anno poi si è fatto, diciamo, si è ampliato la giornata, partiamo dalla mattina e abbiamo fatto un torneo di calcio con due associazioni, cioè due società sportive che hanno partecipato all'evento, che sono il Teguleto e l'Orange Chimera di Arezzo. E poi dopo, durante tutta la giornata, abbiamo gli stand gastronomici dei nostri insomma diciamo amici che ci danno una mano in questa giornata, che sono il circo di Olinto Pacini di Badia Alpino, il circo ricreativo di Pievaltoppo, la Promo Service Team e noi l'associazione Befana per Tutti, praticamente, che abbiamo bandito insomma lo stand con tutti i dolci per allietare la giornata. Ecco, questo è diciamo il leitmotiv di tutto, e tutto questo grazie al patrocinio del comune, che diciamo diamo anche una parte dell'incasso verrà devoluto a un ecologo per Civitella. Ecco, questo ci tengo a precisarlo, perché diciamo è la cosa insomma principale di questa manifestazione. È l'occasione, sindaco, anche per fare un po' gli auguri di buon anno alla cittadinanza, no? Sì, cogliamo questa occasione dell'Epifania, che è un momento di aggregazione di tutta la comunità, di tutte le associazioni, come ricordava il presidente, per fare un augurio di un buon anno a tutti i cittadini di Civitella e non solo, con la speranza che sia sicuramente un anno migliore di quello che ci siamo lasciati alle spalle. Noi ce la mettiamo tutto, già oggi il sole ci grazia e quindi sarà una bellissima giornata con cui tutti insieme iniziare questo 2014. Abbiamo detto, siamo arrivati al quarto anno, quindi insomma, squadra che vince non si cambia, come si dice, visto che siamo allo stadio. Sì, benissimo, infatti la squadra è sempre quella, sempre molto affiatata, e continueremo così. Molto importante stamani, come tutti gli anni, tutte le quattro manifestazioni, siamo andati al pediatrico per allietare i bambini del pronto soccorso che non sono potuti venire alla manifestazione, e gli abbiamo portato le calze, sì, che la Befana ha già fatto il suo primo giro, è molto importante.